Buongiorno, sono Andrea Ghiani, co-founder di Shopping Advisor. L'idea nacque dalla mia passione per il mare e dalla mia passione per la vela in particolare. Da 20 anni faccio vela, regate e in particolare nel 2013 riuscii a realizzare il desiderio di acquistare una barca a vela. In quel momento mi resi conto però di una grossa difficoltà, cioè quella di acquistare pezzi di ricambio presso negozi online sicuri ed affidabili, oltre al reperimento degli stessi pezzi di ricambio. Questa difficoltà proseguì nel tempo fino a quando un giorno parlai con il mio amico d'infanzia, attuale socio di Shopping Advisor, di questa difficoltà e quindi del fatto che secondo me sarebbe stato necessario avere su internet una sorta di guida dell'e-commerce, una guida dello shopping online sicuro ed affidabile. Da lì nacque in noi l'idea di crearlo e quindi di creare poi il modello di Shopping Advisor e quindi fondamentalmente la guida dello shopping online sicuro ed affidabile. Buongiorno, io mi chiamo Andrea Carboni, sono CEO e co-founder di Shopping Advisor. Shopping Advisor nasce per porre rimedio ha una serie di problematiche lato e-commerce. Sappiamo tutti quanto oggi è ancora difficile trovare sul web prodotti di nicchia o servizi, soprattutto se venduti da e-commerce poco conosciuti o comunque di piccole e medie dimensioni. C'è ancora veramente tanta diffidenza verso questi e-commerce a causa del problema delle truffe e dei continui disservizi che spesso gli utenti subiscono. E la stessa raccolta delle recensioni spesso diventa inefficace a causa del problema delle recensioni false. È per questo che nel 2016 noi abbiamo fondato Shopping Advisor, che è oggi conosciuto come il Trip Advisor dell'e-commerce, ossia un portale all'interno del quale le persone valutano il livello di sicurezza e affidabilità degli e-commerce attraverso la lettura delle recensioni e dei rating, per poi decidere se acquistarvi o meno e tramite il quale scrivono appunto delle recensioni post acquisto. Sono diversi i fattori differenzianti di Shopping Advisor, tra questi fattori differenzianti i principali sono sicuramente la specializzazione sul mondo delle piccole e medie imprese. Ne abbiamo censito di PME e-commerce circa 53.000, ognuno con una vetrina che riporta i dati pubblici, ma anche le recensioni, la risposta a queste recensioni e evidentemente anche i prodotti. Ma non solo, un altro fattore differenziante è un rating molto più robusto, molto più oggettivo, perché non si basa solo sulle recensioni raccolte attraverso i Shopping Advisor, ma anche sull'aggregazione di recensioni di parti terze e sull'analisi di 14 parametri economico-finanziari per un acquisto appunto ancora più sicuro. E inoltre una cosa molto interessante è il fatto che la ricerca dell'e-commerce non avviene solo sulla base della digitazione di un dominio, di un URL, ma anche attraverso il prodotto per consentire quindi una comparazione vera e propria dei migliori e-commerce che vendono appunto quel prodotto. È evidente che è molto importante anche la raccolta automatica, la gestione e l'analisi delle recensioni che noi consentiamo di fare attraverso dei sistemi avanzati per aiutare l'e-commerce a migliorare costantemente anche la reputazione sul web per fare in modo di attrarre quanta più fiducia. Le novità più importanti che stiamo portando in fiera è i plug. È un plugin che consente attraverso una connessione tra i servizi Shopping Advisor e i principali CMS di usufruire appunto dei nostri servizi in modo automatizzato e quindi per renderli fruibili anche ai meno esperti, appunto anche alle piccole e medie realtà del mondo e-commerce. Un'altra grande novità che stiamo portando in fiera è l'aggregazione appunto delle recensioni di parti terze, cioè la possibilità di importare automaticamente le recensioni che l'e-commerce ha raccolto anche presso piattaforme terze quali Facebook, Google, eBay e di poterle moderare all'interno di un unico luogo che è appunto il Shopping Advisor. Quindi poter rispondere, poter ottenere la pubblicazione della risposta alla recensione anche all'interno di questa piattaforma. Molto importante poi sono i boost, il potenziamento dei servizi, quindi la possibilità di raccogliere le recensioni inviando un invito post acquisto anche tramite WhatsApp e tramite SMS per ottenere una maggiore percentuale di conversione tra inviti a rilascio della recensione e il numero di recensioni effettivamente rilasciate. Per far risparmiare tempo all'e-commerce, inoltre abbiamo adottato anche un sistema di risposta automatica alle recensioni positive che utilizza anche l'intelligenza artificiale e quindi stiamo crescendo molto anche nell'ambito appunto della moderazione. Una delle novità poi sempre più rilevanti che stiamo portando in fiera è e-commercesicuro.com, un tool che consente di poter verificare se un e-commerce è sicuro
e poter fare questa analisi in tempo reale, in pochi secondi, digitando l'URL su e-commercesicuro.com, l'utente ha modo di capire se appunto quell'e-commerce è sicuro o meno e qual è la percentuale di rischio qualora proceda con l'acquisto presso questo e-commerce. Salve a tutti, sono Lorenzo De Miri e mi occupo di ricerca e sviluppo per i Shopping Advisor. Il nostro obiettivo principale è quello di migliorare continuamente il nostro motore di ricerca, migliorando l'attinenza di ricerca per i prodotti. Le novità che porteremo a breve per i Shopping Advisor sono un'estensione Chrome che permetterà agli utenti di verificare in tempo reale l'affidabilità e la sicurezza dell'e-commerce visitato. Oltre a questo, implementeremo all'interno del nostro motore di ricerca un Price Monitor Tracker che permetterà agli utenti di monitorare il prezzo del prodotto e sfruttare il momento migliore per l'acquisto di quel prodotto, accaparrandosi il prodotto col miglior prezzo possibile. In futuro integreremo le recensioni degli e-commerce in un sistema blockchain, garantendo l'unicità e la sicurezza di quell'e-commerce.